Dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per poter discernere la volontà di Dio. Ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Bambino, sei chiamato tra te e la divina.
uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore, perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita. Santifica il tuo popolo, Signore. Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in tutto, fuorché nel peccato. Signore Gesù, abbi pietà del tuo popolo. Chiami tutti alla carità perfetta. Signore Gesù, santifica il tuo popolo. Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce del mondo. Signore Gesù, illumina il tuo popolo. Sei venuto per servire e non per essere servito. Signore Gesù, insegnaci a servirti e i nostri fratelli. Tu sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta della sua sostanza. Signore Gesù, fa che la terra e nella vita contempliamo il tuo volto insieme ai tuoi santi. Sull'arpa 10 corde, a te pietà e vittoria e che liberi. Signore, la vittoria che tu vuoi donarci e che il nostro canto invoca è la pace. La libertà che noi stentiamo perfino a immaginare e che tu desideri realizzare con noi è la libertà di riconoscerci e di vivere da fratelli e sorelle. Dona ai popoli, alle città, alle nostre case questa vittoria e questa libertà. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Preghiamo il Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi. Dio, principio e fonte di ogni bene, che in San Luigi Gonzaga hai unito in modo mirabile l'austerità e la purezza, fa che per i suoi meriti e le sue preghiere, se non lo abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Delle affrettate scadenze della guerra.
pace.